Di segnalazione in segnalazione, mi trovo a Taranto presso la villetta vittime della strada adiacente a Via Lucania, precisamente tra Corso Italia e Via Medaglie d'Oro. Dovrebbe essere un polmone di verde, un luogo di aggregazione per tutti, per piccoli, per anziani, un luogo dove prendere un po' d'aria. Questo in teoria, ma è ridotta a un porcile, a un letamaio, senza che nessuno intervenga, nonostante le segnalazioni fatte all'amministrazione comunale di Taranto. Guardate che porcile che c'è qui dietro. Questa zona, frequentata evidentemente da soggetti poco raccomandabili, guardate cosa hanno fatto, l'hanno trasformata in un bivacco. Addirittura c'è gente che qui staziona, fa i propri bisogni e ormai, ecco, guardate qui cosa c'è. Qualcosa di incredibile. Guardate. Non vi dico poi la puzza e quello che promana appunto da quanto è qui. È diventato un letamaio, è diventato un luogo di bivacco, di sporcizia. Ora io potrei capire, qualora l'amministrazione non fosse stata notiziata, non avesse avuto segnalazioni, ma voglio dire, viva Dio, è stata ripetuta la cosa molte volte. Guardate, qui ci sono le altalene per i bambini, ma secondo voi è normale che ci debbano essere delle altalene, messe peraltro alla meno peggio, che insistono, che sono proprio prospicenti a questo porcile? Qui ci sono ragioni di pubblica incolumità, di igiene pubblica. Non si può scherzare in queste condizioni. Ma voglio mostrarvi altre situazioni di sporcizia. Guardate, anche qui, proprio a pochi metri, un altro luogo di un deposito di cartoni e quant'altro, una discarica, guardate qui. Allora, ci sono certamente gli incivili, ci sono soggetti che evidentemente non stanno bene con la testa, che hanno problemi di disagio e che oramai hanno trasformato la villa nel luogo in cui possono mangiare, bere, dormire, defecare e fare di tutto. Ma a Taranto un sindaco esiste? Un assessore alla polizia municipale esiste? Mi rivolgo a lei, comandante dei vigili urbani. Beh, qui ci sono ragioni di sicurezza, ragioni di igiene pubblica, ci sono ragioni proprio di condizioni, di mancanza assoluta di condizioni di vivibilità. Ritorniamo. Qui si rischiano infezioni. Signori, comandante! Comandante Matichecchi, assessore Ciracci, sindaco, e qui le cose voi le vedete, le sapete, le state vedendo. Quando vi muoverete una volta per tutte? Cosa dobbiamo aspettare? Mi sono spostato di qualche metro, sono uscito dalla villetta, vedete l'affaccio su Corso Italia e guardate la sporcizia che c'è qui, guardate. Il porcile, guardate le condizioni immonde, guardatele voi stesso, voi stessi, giudicate voi. Ci sono gli incivili, certo che ci sono, i porci, gli spostati di cervello, ma è mai possibile che un'amministrazione da giorni e giorni e giorni e settimane non interviene per pulire, per bonificare? È normale? È normale che una persona non possa sedersi su questa panchina perché si trova la merda alle spalle? È tutto normale questo? Questo è l'ecosistema Taranto, Melucci! Ma è giusto che per qualche incivile, per qualche spostato di cervello, chi vuole fruire di questa piazza non può fruire? Non può godersi un piccolo polmone di verde? Perché i nostri bambini devono essere sacrificati, devono avere paura? Perché i nostri anziani non possono trascorrere le loro ore della giornata in tutta serenità, anziché stare in un porcile? Ma lo ripeto, questa città benedetta è amministrata? Questa è la domanda.
Taranto, cari concittadini, non è amministrata male da Melucci, non è amministrata proprio, perché qui c'è il vuoto delle istituzioni, c'è il silenzio delle istituzioni, c'è la strafottenza delle istituzioni, c'è il menefreghismo. C'è, in una sola parola, la mancanza del rispetto verso il cittadino. Vergognatevi e dimettetevi, non siete all'altezza di gestire una città civile.